Ragazzi, guardate qua. Non so, mi sta dando via, lo so. Alla salute vostra. Mamma mia. Mi sacrifico per voi. Spettacolare. Andrete al settimo cielo. Allora. Andate voi, fate sta ricetta, sbrigate. Questa è musica, ragazzi. E niente, buon appetito e chiudo fame. Ciao. Ciuri, ciuri, ciurine tutto l'anno. Ciao a tutti ragazzi. Sentite questa canzone che ho appena cantato? Questa è siciliana, come la ricetta che andremo a fare oggi. Oggi faremo una favolosa pasta alla norma. Spettacolare. Ho scoperto sta pasta quando lavoravo al ristorante e lavoravo con questi colleghi siciliani. Veramente una bomba. Già la conoscevo, però là la facevo in maniera, insomma, giusta, come la fanno i siciliani. Era una squisitezza. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno per fare questa ricetta. Ok, io uso Fusilli, pasta Fusilli, buonissima. Poi c'è chi usano i sedanini, chi i rigatori, chi le mezze maniche, chi i spaghetti anche, diciamo che è abbastanza universale, però le ricette, quelle originali, per come so io, sono o Fusilli o sedanini, che sono tipo rigatoni un po' più lunghi. Quindi Fusilli, una bella melanzana, basilico, ricotta salata siciliana, questa è DOP, è profumatissima, ve lo assicuro, peperoncini, pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, quello che ci serve, e che vi dico altro? Andiamo a fare la ricetta. Ok, iniziamo. Innanzitutto dobbiamo friggere la melanzana, la andremo a tagliare a cubetti e poi friggere nell'olio. Questo è olio, io uso olio di girasole, però il migliore sarebbe l'olio d'arachidi, perché ha un punto di fumo più, insomma, più alto. Ho il termometro che controllerà la temperatura dell'olio, che dovrebbe arrivare tra 165 e 175, insomma. Quello là è la temperatura giusta per friggere. La tagliamo in questo modo, togliamo capo e coda, così. Poi la tagliamo a metà, così sarebbe la melanzana. Così, questo modo qua. Poi ci facciamo, io belli di questo spessore, circa un dito, li tagliamo la melanzana così, poi questa la tagliamo a metà e poi facciamo dei dadi. Ok ragazzi, guardate qua, tagliate le melanzane. Se avete tempo, io lo potrei fare, però sono un po' pigro anche, però si può anche non fare. Si mette un po' di sale. Il sale che fa perdere l'acqua alla melanzana, frigge meglio, però io la butto così, natura. Vado, piano piano, perché guarda che bello, sono belle colorate, così croccanti. Quando sono così sono pronte. Andiamo a scolare ben bene. Ci prepariamo qua un piatto con la carta assorbente, che è assolutamente importante, insomma, subito farla assorbire dall'olio in eccesso. Ok ragazzi, anche queste sono pronte, le scoliamo ben bene, le mettiamo qua nel nostro piattino con la carta assorbente. Ok, queste sono le nostre melanzane, le saliamo un pochettino, ma vanno subito salate quando sono calde, così. Poi ci metteremo sopra una carta per asciugare anche da sopra, leggermente, non schiacciarle troppo, e poi le metteremo da parte e continueremo a fare la preparazione. Ci prepariamo il sugo. Strusciamo il nostro aglio sul fondo della padella in questo modo, un goccino di olio, ci andiamo a inserire i nostri pelati in questa maniera. Adesso gli diamo una botta così, diamo una schiacciatina, poi dopo si schiacceranno meglio, perché insomma con il calore si ammorbideranno abbastanza. Eccoci. Ok, allora qua sta andando piano piano. Guardate, si è già sfatto il nostro pomodoro,
questo modo, però deve, c'è ancora un po' d'acquetta, quindi si deve rapprendere ancora. Però ci andremo a mettere nel frattempo, andremo un po' a condire questo bel peperoncino. Guarda che bello, così, in questo modo, senza togliere i semini. Poi se voi volete una cosa meno piccante ce li togliete, perché sicuramente sono i semini che fanno la parte più piccante del peperoncino. Io qua ci metto i peperoncini nella mia versione, c'è chi non li mette nella norma normale, nella norma, ho fatto un gioco di parole, nella norma normale, io ce li metto perché dà quel tocco in più di, insomma, quella marcia in più. Bel peperoncino, bello fresco. Ok, perfetto. Poi, una volta fatto questo, guarda come bolle, ribolle, diamo una mescolata, una bella mescolata. Così ci mettiamo un po' di sale. Così. Poi se manca aggiusteremo un poco pepe, non troppo, perché già ci abbiamo messo il peperoncino. Ok, l'acqua sta bollendo, la andiamo a salare. Pugnettino così, circa. Ok, ci siamo, la salsa è pronta. Arrivati a questo punto, vi ricordate che abbiamo messo il nostro aglio all'interno? Lo andiamo a togliere perché insomma non è piacevole poi mangiarlo. Poi facciamo così, ci mettiamo un nulla, un pizzichino di zucchero per, diciamo, aiutare l'acidità del pomodoro, cercare di essere meno acido. Andiamo ad aggiungere 3-4 foglie di basilico, in questo modo. Spezzettiamole con le mani, non tagliamole col coltello, mi raccomando, sennò si ossidano, diventano nere, a meno che voi non avete un coltello in ceramica, quindi va bene così. Qua la nostra pasta sta andando, quando mancheranno circa 1-2 minuti al dente, alla cottura al dente, la togliamo e la andiamo a finire in padella con il pomodoro e le melanzane. Eccoci, ok, qua siamo pronti, inseriamo la pasta un po' scolata, sempre con lo scolino, no, con lo scolapasta, perché ci serve un po' di acqua di cottura sempre. Adesso fuoco spento, fuoco è spento, anche se poi è bella calda comunque, quindi che odore, ragazzi, mamma mia. Ok, che facciamo? Ci mettiamo adesso la prima parte, quasi tutte le melanzane, perché il resto le metteremo sopra per condire, per, e come dire, come guarnizione, il resto delle melanzane, in questo modo, così, guardate come sta pasta prende bene il sugo, la acchiappa. Questa è musica, ragazzi, è musica. Ok, adesso andremo a metterci la ricotta salata, e qua viene il bello. Allora, la andremo a grattare con la grattugia grande, in questo modo, andiamo così, così, ragazzi, non ci rimane che impiattare, pronta, gustosa, resta solo da impiattare, un altro pochettino in cima, eccoci qua, melanzanine, le mettiamo tutte intorno, in questo modo, poi una bella, anzi prima ci mettiamo un bel olio sopra crudo, un bel giro di olio così. Voilà, e poi naturalmente la nostra, che facciamo? Ce la mettiamo? Senti un po', la nostra nevicata di ricotta salata. Guardate qua come scende, pare il bianco Natale. Ok, sufficiente. In questo modo, ragazzi, che vi devo dire? Non resta che la fate. Una preparazione un po' più lunga del solito, però vi assicuro che il risultato sarà ottimo. Però prima che, naturalmente, che mica mi sono dimenticato, assaggiamo, diamo la melanzana, la ricottina. Che puglia, spettacolare, ve lo assicuro, è una cosa buonissima. Buon appetito. Che è reperibile per